Questo pubblico del Teatro Pirandello, come l'hai trovato? Sempre in forma, io sono felice di tornare qui ogni volta perché è un pubblico intelligente, formato, che ha voglia di ascoltare, è capace di ascoltare, bellissimo. Qual è il significato? La tentazione in questa maniera non verrà più. Avevi qualche dubbio su questo spettacolo? No, allora, è un testo, certamente un'operazione culturale diversa, un testo che si fa meno, che si pratica meno, quindi c'è bisogno di attenzione e di un pubblico, come dicevo prima, formato, che capisca la parola, il verso, l'intenzione dell'attore, perché questo è un teatro di parola. Quindi io ho sempre il dubbio quando faccio il mio lavoro e entro in palcoscenico, ma è un dubbio sano perché ti permette di indagare e di migliorare, perché quello che facciamo è comunicare una storia, un'emozione e dobbiamo farlo in tempo, nel tempo prestabilito, quindi è una disciplina nostra che tiene il pubblico e quindi è un dare e avere, ma fa tanto l'attore e la storia che racconti. Questa è un'operazione culturale che nasce a Vicenza, al Teatro Olimpico. Che per fortuna si è fatta poco e per cui abbiamo avuto la possibilità di colpire, diciamo, in maniera diversa. È interessante portare in giro qualcosa che è stato fatto meno. Quindi c'è l'esperimento, c'è la voglia di capire se viene capito fino in fondo. È un testo importante, ha una storia bellissima, è una scrittura complicata. Quindi anche recitarla è complicata. Ribelli, York, Londra, Salisbury hanno riempito le coste di spie e hanno cercato di mandare ad incontrarmi gente che mi odia.